Buonasera, allora cominciamo questo secondo incontro del nostro corso Costruire la pace. Nel precedente incontro il cardinale Turkson ci ha prospettato lo sviluppo del pensiero del vertice della Chiesa Cattolica, essenzialmente il ruolo che il papato si è delineato dopo la fine dello Stato Pontificio, con l'assunzione da parte del Papa di un ruolo di padre universale e quindi l'impegno che già ha assunto nell'ambito dell'Ottocento nel favorire trattati di pace, per esempio a livello dell'America Meridionale, anche di recente ciò è avvenuto a livello di un conflitto fra Cile e Argentina. Quindi comunque il papato si è assunto questo ruolo di favorire la non belligeranza. Successivamente vi è stato uno sviluppo anche di pensiero sulla pace, non più intesa come non belligeranza, ma come sviluppo della persona, della società. E quindi questo si è avuto con Giovanni XXIII, con la Pacem in Terris, con la Populorum Progressio di Paolo VI, poi successivamente con Giovanni Paolo II e infine con Papa Francesco si è acquisito ancora di più il concetto di pace come sviluppo integrale della persona, quindi nell'ottica di una ecologia umana integrale. E in questo modo ci si avvicina di più al concetto ebraico di shalom, della pace come completo benessere, completa soddisfazione dell'aspettativa umana. Il cardinale ci ha fatto cogliere come questa pace sia l'origine del messaggio cristiano. Gli angeli cantavano a Betlemme pace agli uomini di buona volontà e Gesù, alla termine del suo mandato, invoca la pace come obiettivo anche della missione dei suoi discepoli. Quindi il cristianesimo è intrinsecamente legato allo sviluppo integrale dell'uomo, nell'ottica quindi della tradizione ebraica, di sviluppo di una pienezza dell'uomo. Ora, se questa è la pace, come si è andata sviluppando nel pensiero pontificio, è altrettanto vero che la belligeranza è il più chiaro ostacolo allo sviluppo della pace e quindi l'impegno alla non belligeranza o terminare la belligeranza o cercare di cogliere le possibilità diplomatiche o non diplomatiche di evitare la belligeranza continua a essere un impegno del papato e dei cristiani, si è visto nel Madagascar, si è visto nel Sudan. E attualmente questo pensiero quindi è stato ben delineato da parte del cardinale. Oggi abbiamo un altro punto da affrontare. Come si pone questo chiaro obiettivo con la realtà storica, dove esistono possibilità di andare verso un irenismo forse ideale o utopico o ingenuo oppure profetico, o viceversa anche la possibilità di trovarsi in situazioni molto difficili, quindi il problema della resistenza e quindi anche della possibilità di lotta armata. D'altra parte già in San Tommaso si ipotizzava la legittimità del tirannicidio, quindi diciamo è una problematica complessa. Quindi oggi affronteremo questa tematica. La prossima volta avremo ad approfondire le implicazioni geopolitiche invece del momento attuale. Ma adesso non siamo sull'attualità, siamo più su una problematica di fondo. E adesso lascio al professor Dario Croccolo presiedere questa riunione e di introdurre il relatore. Buonasera a tutti, a me il compito e l'onore di presiedere questa assemblea. Sono molto felice che il professor Ceccanti abbia accolto il nostro invito
vi do qualche nota biografica prima di lasciare la parola al relatore. Il professor Stefano Ceccanti è nato nel 1961 a Pisa, dove si è laureato nell'85. Attivo fin da giovane nei circoli e nei movimenti degli studenti cattolici, è stato rappresentante del suo istituto Liceo Classico Galilei. Dal 2003 è professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università di Roma La Sapienza, dove tiene i corsi di diritto parlamentare e diritto costituzionale italiano e comparato. In precedenza ha insegnato anche presso l'Università di Trieste e di Bologna, è stato garante degli studenti delle facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione. Ha ricoperto il ruolo di presidente nazionale della FUCI, Universitari Cattolici, dal 1985 all'87, dopo essere stato segretario dall'81 all'83 e poi vicepresidente dall'83 all'85. Nei primi anni 90 è stato tra i promotori dei comitati per la riforma elettorale in senso maggioritario per l'elezione diretta dei sindaci. Dal 90 al 94 ha lavorato in Parlamento presso le commissioni bicamerali per le questioni regionali e per le riforme istituzionali. Dal 2006 al 2008 è stato capo ufficio legislativo del Ministero per i diritti e le pari opportunità e consulente giuridico del Presidente del Senato, allora Franco Marini. Iscritto sin dal 2007 al Partito Democratico, ha fatto parte dell'Assemblea Costituente del PD ed è diventato senatore della Repubblica dal 2008 al 2013 e poi deputato dal 2018 al 2022, componente della Commissione Affari Costituzionali e della Giunta del Regolamento, relatore sulle riforme della legge elettorale e sulle intese con alcune confessioni religiose. È vicepresidente vicario dell'Associazione di Cultura Politica Libertà Eguale, presieduta dall'ex vice ministro dell'Economia Enrico Morando. È autore di 6 volumi e di numerose pubblicazioni di diritto costituzionale italiano e comparato e infine ha curato l'ultima edizione, scrivendone anche la prefazione, del libro I cristiani e la pace di Emmanuel Mounier. Come dicevo, siamo molto felici e onorati che abbia accettato il nostro invito questa sera per parlarci di questo argomento molto interessante, pace, pacifismo, resistenza. Lascio al professor Ceccanti la parola. Grazie. Io farò una esposizione abbastanza breve riprendendo questi 3 termini ma capovolgendoli. Partirò dall'ultima parola, resistenza. Poi passerò ai concetti di pace e pacifismo, sia in questo testo di Emmanuel Mounier, che è un testo maturo del personalismo comunitario, e sia nell'articolo 11 della Costituzione. Questa è la scaletta ideale che mi propongo. Sul primo punto parto dalla resistenza, perché il concetto di resistenza è quello che ci aiuta meglio a capire gli altri due. E invito tutti, anche in vista del prossimo 25 aprile, a rileggere il bellissimo libro, molto corto peraltro, scritto dal professor Pietro Scoppola, 25 aprile, Liberazione. Perché, scritto negli anni 90, è un testo tuttora molto attuale, perché attualizza bene il concetto di resistenza come base della liberazione e della nostra Costituzione. In sintesi, dice questo Scoppola, ma il libro veramente merita di essere letto, la resistenza, che è una grande esperienza storica collettiva che riguarda sia la scelta armata di alcune persone, sia alcune forme di resistenza all'oppressione della popolazione civile, quindi un fenomeno molto composito e a cui dobbiamo molte evoluzioni importanti della storia d'Europa degli anni successivi, sia della Chiesa, sia nella società civile. Pensiamo, tutto il movimento ecumenico nasce perché si trovano insieme nelle prigioni i resistenti cattolici e protestanti. La nuova considerazione dell'ebraismo nasce anche dalla tragedia della Shoah. La stessa frattura laici cattolici tipica di alcuni paesi come la Francia viene ricomposta. C'è un bellissimo poema di Louis Aragon che si chiama La rosa e la reseda,
tutto ritmato con strofe che dicono colui che credeva al cielo e colui che non ci credeva, per segnalare questo momento di ricomposizione delle fratture nazionali. Dice Scoppola, da noi la resistenza ha generato una cultura della liberazione e la liberazione va nettamente distinta dalla rivoluzione. L'idea di rivoluzione dall'idea di c'è qualcuno che vince e che perde in maniera definitiva, c'è qualcuno che si impone sugli altri. L'idea di liberazione genera invece un processo aperto, una società aperta. Ecco, noi, grazie anche al fatto che la liberazione è avvenuta in gran parte dalle truppe dei paesi democratici, a differenza di altri paesi, abbiamo avuto questo incardinamento della liberazione, della resistenza in un progetto di liberazione delle persone. E questo ha sconfitto, come sempre capita, anche soprattutto nei processi armati, che sono processi impuri, le tentazioni della cultura della rivoluzione, anche se c'è stato un rivolo di cultura della rivoluzione, che attraverso il mito della resistenza tradita, di chi pensava invece che la resistenza dovesse creare una rivoluzione, ci è pervenuta a noi attraverso le Brigate Rosse, che hanno seguito questo mito della rivoluzione, mito sanguinario, di cui ora ricorderemo l'11 febbraio il sacrificio di Vittorio Bachelet. Quella appunto era l'impostazione della cultura della rivoluzione, qualcuno di un assetto che si crea in via definitiva e si impone alle persone. Ecco, questo diciamo, è Roberto Ruffilli, che è stato uno dei martiri, appunto ricorderemo aprile il 35esimo, una volta mi invitò a leggere il libro di un filosofo americano, Michael Walzer, Esodo e Rivoluzione, che fa una lettura, diciamo, riformista del libro dell'Esodo, perché Walzer reagisce a chi aveva letto il libro dell'Esodo in chiave rivoluzionaria, quindi il passaggio dell'Esodo dal male al bene, quindi con una verità che si doveva imporre. Invece appunto Michael Walzer fa una lettura biblica sapienziale del libro dell'Esodo e dice che la terra promessa è importante andarci, ma sulla terra, la terra promessa ha tanti guai e tante cose deficitarie. Cioè, vale la pena di spostarsi dalla schiavitù d'Egitto per andare alla terra promessa? La terra promessa su questa terra non può essere il paradiso terrestre col trionfo del bene sul male, di cui qualcuno si sente portatore che lo impone agli altri. Ecco. Penso che questo sia il modo con cui noi abbordiamo bene i temi della pace e del pacifismo, e anche dell'affrontare il problema dei mezzi impuri, dei conflitti armati e così via. Ricordava prima il precedente oratore il tema del tirannicidio. Il tema del tirannicidio è un tema vivissimo nella coscienza cristiana contemporanea. Pensiamo a Dietrich Bonhoeffer, che organizzò l'attentato a Hitler, attentato, un vero e proprio attentato che lui riteneva assolutamente necessario e moralmente giustificato per risparmiare. E però, pur sapendo, non essendo uomo di pace, pur sapendo benissimo che si trattava del ricorso a mezzi impuri. Questo era appunto il primo passaggio. Il secondo passaggio, vorrei ricordare questo testo maturo di Emmanuel Mounier del 1938, I cristiani e la pace, che l'anno scorso era quasi scomparso. Grazie a Castelvecchi abbiamo deciso di ripubblicare. È un testo molto bello in cui Emmanuel Mounier, credente impegnato, uomo di pace, scrive in relazione alla conferenza di Monaco, dove le democrazie europee, la Francia e l'Inghilterra, si sono arrese alle richieste di Hitler. Emmanuel Mounier allora si pone tutta una serie di interrogativi, in sostanza concludendo che è stato un atto sbagliato, perché a volte nella storia ci si scontra con volontà di potenza, mali radicali che devono essere arginati. Quindi ora va di moda, ora è stato lanciato Churchill la famosa frase contro Chamberlain: volevano evitare la guerra anche a costo di cadere nella vergogna, hanno avuto la vergogna, avranno anche la guerra. Ecco, l'analisi di Emmanuel Mounier è molto simile, prefigura la necessità di prepararsi allo scontro militare con la Germania nazista, dicendo che la mentalità di cedimento a Hitler accelererà la guerra e la renderà più grave, e quindi che Daladier e Chamberlain hanno fatto un gravissimo errore, e però costruisce un sistema molto utile di criteri di ricorso alla legittima difesa, cercando di aggiornare questo, diciamo, poi voi avete avuto la,
la ricostruzione storica del cardinale Tucson, ma in sostanza lui segnala per il dopoguerra la necessità di un'autorità legittima internazionale che, come diciamo, l'ordinamento interno conosce l'autorità democratica che governa le forze di polizia e che reprime e previene i conflitti, lo stesso debba farsi sul livello internazionale, e segnala anche alcune carenze della dottrina della Chiesa fino a quel momento, che per esempio aveva guardato con sospetto alla Società delle Nazioni, il primo embrione dell'ONU, e dice che è stato sbagliato avere un eccesso di rapporti solo con gli stati governati dai governanti cattolici, di cui venivano approvate tutte le cose, e invece non valorizzare l'elemento della Società delle Nazioni, cosa che critica che poi la Chiesa fece proprio già durante il pontificato di Pio XII, se pensiamo che appunto Jacques Maritain ebbe in sostanza un mandato per trattare sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e che fece un grande lavoro di convergenza sulla dichiarazione. Quindi lì invece la scommessa che ci fu da parte della Chiesa sull'ONU fu decisamente maggiore di quella che si ebbe rispetto alla Società delle Nazioni. E appunto Mounier costruisce dei criteri di legittima difesa che sono più restrittivi di quelli tradizionali. Diciamo, tradizionalmente la Chiesa tendeva a benedire qualsiasi cosa facessero gli stati cattolici a condannare gli altri, ecco, c'era una sorta di doppio regime. Invece qui c'è una criteriologia che sarà quella che poi ritroviamo nella Gaudium et Spes, che in questa chiave restrittiva parla sempre di legittima difesa e mai di guerra giusta. Poi la dizione di guerra giusta è risbucata nel catechismo, però sempre con i contenuti che gli aveva dato la Gaudium et Spes, cioè anzitutto il ricorso all'autorità legittima, l'equilibrio tra il bene che si fa difendendosi e il male che si arreca, e tutte le cose che coloro che hanno studiato l'insegnamento sociale sanno, con un punto però fondamentale: perché si possa parlare di un vero discernimento, non si ha discernimento se si approva qualsiasi cosa facciano gli stati cattolici, ma non si ha neanche discernimento se si dice che non si può mai ricorrere alla legittima difesa. Il discernimento consiste nel valutare situazione per situazione quando il ricorso anche agli strumenti armati è necessario oppure imperfetto e quando non lo è. Questo è, diciamo, la logica del discernimento, cioè di qualsiasi tipo di discernimento in qualsiasi sede. Con una postilla importante che non dobbiamo mai dimenticare. La Chiesa Cattolica, nella sua espressione istituzionale, la Santa Sede, è una cosa, i cristiani impegnati in politica sono un'altra cosa. Nel senso, i cristiani impegnati in politica non sono gli zuavi del Papa. E ci possono essere giudizi storici diversi tra quelli che esprime la Santa Sede e quelli che esprimono i cristiani impegnati in politica, perché sono responsabilità del tutto diverse. Faccio l'esempio dell'intervento del 1991, della prima guerra del Golfo, quando l'Iraq invase il Kuwait e l'ONU, nelle forme legali internazionali stabilite, decise di liberare il Kuwait. Fu una decisione dove l'unico caso in cui ci fu un intervento pronto dell'ONU senza nessun veto di nessuna delle potenze, la Chiesa Cattolica, la Santa Sede, aveva un problema, che si trattava di un intervento militare rispetto a un paese musulmano. E di conseguenza, quindi, la Chiesa Cattolica, per evitare di essere inglobata nella profezia falsa della guerra tra religioni, assunse un atteggiamento critico. Ma i governanti cattolici, sia di centrodestra sia di centrosinistra, le principali democrazie europee e internazionali, decisero l'intervento. Ciascuna delle due posizioni, dalla singola responsabilità specifica, ha le sue ragioni, senza che l'una possa prevaricare sull'altra. In questo momento, diciamo, la Santa Sede esprime una posizione netta su chi sia l'aggressore e chi sia l'aggredito nel caso dell'Ucraina, dopodiché la Santa Sede non fa parte della NATO e non possiamo chiedergli di aderire alla NATO. I cattolici impegnati nelle democrazie europee, tutti quelli che sono al governo, governi di centrodestra e di centrosinistra, sono tutti a favore della legittima difesa e dell'aiuto anche militare, quelli dei governi, e poi nei parlamenti le voci sono varie, sono a favore della legittima difesa dell'intervento sull'Ucraina, che è, a mio avviso, del tutto motivata. D'altra parte io ero alla Camera quando noi abbiamo votato la prima risoluzione che riteneva giusto anche la legittima difesa degli ucraini.
Terzo e ultimo punto, l'articolo 11 della Costituzione, poi ci sa chi ne parlerà dopo di me, magari mi correggerà il professor Bertolissi, ma io penso che noi dobbiamo capire bene l'articolo 11 proprio vedendolo proprio nella sua materialità, quando avrete tempo, anche ora potete vederlo. Quando si chiede in genere cosa dice l'articolo 11, le persone rispondono due cose distinte, cioè rispondono ripudio della guerra e accettazione delle limitazioni di sovranità. Questa è la risposta spontanea che viene a chiunque. Dopodiché, io in genere qualche volta mi cavo, dice, ma lei l'ha visto l'articolo, sono due commi diversi? Non sono due commi diversi, è un comma solo. Sono due periodi diversi? No, è un periodo solo. È un periodo solo interrotto da un punto e virgola. E questo è la storia dell'articolo 11. L'articolo 11 ci viene dal preambolo della Costituzione della Quarta Repubblica Francese che si era votato poco prima e che ha questi due concetti scolpiti con parole simili, esattamente le stesse, e interrotti da un punto. Quando si discusse l'articolo 11, come spesso accadeva, i nostri costituenti avevano i principali riferimenti delle altre costituzioni. Il Ministero per la Costituente aveva fatto una bella collana di costituzioni straniere fatta da bravissimi autori che le illustravano. Allora appunto arriva Dossetti e dice, allora abbiamo questo testo bello che ci viene dalla Quarta Repubblica, è fatto molto bene, ragioniamone. Allora, due costituenti diversissimi tra di loro, che erano un costituzionalista, Carmelo Caristi, amico di Sturzo, eletto per la Democrazia Cristiana in Sicilia, e Palmiro Togliatti, insistettero per fare un cambiamento rispetto al testo francese. Non dobbiamo separare i periodi, perché il ripudio della guerra è fare l'ONU. Il ripudio della guerra non siamo noi che diciamo non ci interessa nulla delle guerre degli altri, perché per noi, nell'articolo 78, abbiamo messo che noi facciamo una dichiarazione di guerra a chi ci aggredisce. Però non è che noi con mentalità sovranista, nazionalista, diciamo la Costituzione prevede che ci difendiamo solo noi, non ci interessa gli altri. No, la vera soluzione è che ci sia, come aveva spiegato bene Emmanuel Mounier, con l'insistenza su fare un'istituzione più forte della società e delle nazioni, è costruire una realtà internazionale che possa prevenire o reprimere. E quindi il ripudio della guerra significa limitare le sovranità e significa che noi ci rivolgiamo a sedi comuni che sono in grado di punire il crimine, perché il crimine non punito si ripete. Se voi fate la conferenza di Monaco e date a Hitler i Sudeti, e poi Hitler si prende qualcos'altro e va avanti a catena, siccome la storia dell'umanità, la storia di ciascuno di noi, la storia degli stati, è una storia anche di volontà di potenza, difficilmente governabili, è storia di regimi autocratici che sono strutturalmente portati a scaricare le tensioni fuori, mentre due democrazie non si sono mai fatte la guerra nella storia dell'umanità. Non c'è nessun caso in cui due paesi democratici sono fatti la guerra tra di loro. Che i regimi democratici hanno un maggiore controllo dell'opinione pubblica, un maggiore senso del limite. Ecco, allora la questione era, l'articolo 11 è stato scritto anzitutto per consentire l'adesione dell'Italia all'ONU e in questo va vista la scelta, cioè che è una scelta di multilateralismo democratico, così come poi è stata la scelta dell'adesione all'Alleanza Atlantica nel 1949, sul momento che ha diviso le forze politiche, ma che negli anni 70 ha finito per raccogliere l'unanimità delle forze politiche presenti in Parlamento, e così è stata per la costruzione dell'unità europea. Qual è però il problema? È che mentre noi abbiamo una struttura militare, quella dell'Alleanza Atlantica, che è capace di risposta, che ha dei problemi interni dovuti a scelte sbagliate dei paesi europei, principalmente alla scelta sbagliata della Francia nel 1954 di non dotarsi di una gamba europea di difesa, la comunità europea di difesa, che nello schema di De Gasperi, Altiero Spinelli, la NATO doveva essere composta di un braccio americano e di un braccio europeo, che era la comunità europea di difesa. L'Assemblea nazionale francese nel 1954 rigettò il trattato sulla Comunità Europea di Difesa, dove Alcide De Gasperi e Spinelli avevano anche scritto che alla Comunità Europea di Difesa si legava un'Assemblea Costituente Europea e una Costituzione Europea, nel
1952 l'avevano scritta questa. Purtroppo questo rapporto si è evoluto in modo asimmetrico, ma non per cattiveria delle scelte degli Stati Uniti d'America, ma per incapacità dell'Unione Europea e specificamente della Francia di uscire da uno schema nazionalistico. Ora, che cosa abbiamo noi? Abbiamo una realtà capace di risposta e invece una realtà, l'ONU, che solo in un caso praticamente, in uno dei casi gravi di peace enforcing, in altri riesce a farlo, e avendo i poteri di veto delle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, è sufficiente che l'aggressore sia una delle potenze vincitrici o uno degli amici delle potenze vincitrici, che in qualche modo non è possibile utilizzare l'ONU come strumento di prevenzione o di repressione. Da qui la necessità, secondo un classico schema dei principi di sussidiarietà, nel caso in cui non sia in grado di intervenire l'autorità legittima, perché l'autorità legittima sia bloccata, che intervengano altre strutture, a cominciare dall'Alleanza Atlantica, che sono in grado di rispondere e che si basano anch'esse su una logica multilaterale. Qui non siamo contro o fuori la Costituzione, siamo esattamente nella costruzione dell'articolo 11 della Costituzione, come spiegato brillantemente nella logica del punto e virgola, non del punto fermo, come spiegato da Carmelo Caristia e anche da Palmiro Togliatti. E quindi, diciamo, noi ci troviamo spesso a fare scelte necessariamente imperfette, ma in queste sono scelte imperfette che non ci possiamo rifiutare di fare, perché non farle significherebbe in alcuni casi creare un male maggiore. Dobbiamo sempre impegnarci tenendo conto da una parte la necessità di passare per scelte imperfette e dall'altra della creazione di condizioni, quelle di un governo internazionale efficace, che possano meglio rispondere, meglio soprattutto prevenire i conflitti più che doverli trattare a reprimere alla fine. Grazie. Io apro la discussione, se c'è qualcuno che vuole iniziare a fare una domanda al professor Ceccanti. Ecco, io non so che cosa tu ne pensi, ma sono sempre in difficoltà quando vengono evocate queste parole, queste grandi parole con le quali tu hai fatto riferimento. Se do uno sguardo all'orbe terracqueo, perché mi pare che tutto sommato il discorso sia limitato ad alcuni privilegiati. Faccio un esempio: c'è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, votata nel dicembre, se non ricordo male, del 1948, e lì si dice che tutti, si comincia, mi pare, con la dignità. Se io guardo quello che sta accadendo da sempre, questo è un discorso che facciamo tra di noi, per riguarda alcuni che si possono permettere il lusso di parlare di guerra, di pace, perché tanto la guerra e la pace sta dentro certi particolari confini, a noi la pace, agli altri la guerra. Hai citato il Papa mi pare che abbia ricordato che ne sono oltre 40, mi pare, di guerre, ma quelle sono guerre che non c'entrano. Che cosa intendo dire con questo? E sottopongo la domanda. Non possiamo pensare di essere al riparo da guerre, a eliminare questo flagello, non guardando soltanto in noi stessi, ma guardando anche oltre? Ma è chiaro che noi abbiamo dei sistemi di tutela dei diritti che ci proteggono abbastanza bene sul continente europeo, ma come usciamo fuori da lì? Come dicono i francesi, il problema è se le istituzioni sono contraignant o no. Cioè se imprimono la loro forza sui fatti o no. Noi abbiamo due sistemi di giustizia sovranazionali in Europa, uno più debole, quello del Consiglio europeo, uno più forte, quello della Corte di giustizia dell'Unione europea, e diciamo, siamo tra i privilegiati nel mondo, questo indubbiamente, mentre invece l'impatto della Dichiarazione universale dei diritti, se vediamo anche i paesi che compongono la Commissione dell'ONU che vigila su rispetto della Dichiarazione universale, insomma, c'è un po' da piangere. Il problema di fondo è che noi abbiamo vissuto per vari anni, diciamo dal 74 fino al 92-93, dentro una logica ottimistica di espansione delle democrazie. Quindi sembrava un cammino più lineare, quello che Samuel Huntington ha scritto, la terza ondata democratica, che va dalla rivoluzione portoghese del 74 fino alle rivoluzioni liberali nell'est Europa dell'89,
e poi in questi ultimi anni abbiamo avuto delle forme di regressione, in alcuni casi che non sembravano prevedibili. Se pensiamo che due democrazie relativamente giovani come l'Ungheria e la Polonia sono sotto osservazione stringente, diciamo, dell'Unione Europea perché hanno creato un modello piuttosto pericoloso di cosiddette democrazie illiberali che si autorivendicano come democrazie illiberali, evidentemente l'idea di un'evoluzione lineare verso il bene è stata messa obiettivamente in discussione. Io penso che dovremmo avere una maggiore capacità di coordinamento tra i paesi democratici, perché con tutti i loro difetti e le loro contraddizioni, anche nella storia, le democrazie liberali hanno questo vantaggio di non essere aggressive. Perché alla fine non c'è niente da fare, appunto, due democrazie non si sono mai fatte la guerra tra di loro. E se noi vogliamo un'espansione dei diritti umani e un'espansione di logiche di risoluzione anche negoziale dei conflitti, queste sono possibili se si espandono le democrazie. Quindi un uso più attento anche dei poteri dell'Unione Europea quando abbiamo degli stati che deviano, usando anche la risorsa economica, come è giusto che si faccia, anzitutto per rafforzare le democrazie sul continente, è la prima cosa da fare. Poi ci sono delle dinamiche internazionali che non sono unilineari, anche se fenomeni come la rivoluzione iraniana, fenomeni come la stessa evoluzione dell'Ucraina, portata anche dalla vicinanza ai paesi che sono entrati nell'Unione Europea nel 89-90 a evolvere, sono elementi di speranza. Però non ne usciamo senza un maggiore coordinamento tra le democrazie, che deve essere fatto in maniera più, con un maggiore investimento. Lei prima ha chiuso il suo intervento dicendo che bisognerebbe fare della prevenzione, no? Quindi prevenire per evitare ulteriori guerre. Però mi pare che sulla questione dell'Ucraina, voglio dire, non c'è stata questa prevenzione da parte dei paesi europei e tantomeno da parte degli Stati Uniti, della NATO, perché ricordiamo che sono stati, per esempio, disattesi i trattati di Minsk, e in questo caso l'Unione Europea, nella fattispecie la Germania e la Francia, che erano state le fautrici, diciamo, di questo accordo di Minsk, non sono intervenute sull'Ucraina affinché, appunto, rispettasse questi accordi. Così come la NATO, che si è spinta fino ai confini della Russia, con tutti i rischi che venivano denunciati e venivano anche annunciati da parte di grossi esponenti, faccio anche riferimento a Kissinger. Ecco, nonostante questo, voglio dire, l'azione della NATO è proseguita finché poi, voglio dire, questo ha in qualche modo causato anche delle reazioni, per quanto ovviamente esecrabili, però, voglio dire, bisogna tener conto anche di quelle che sono state anche delle cause che hanno favorito la situazione attuale. No, io dissento radicalmente. Noi abbiamo fatto un gravissimo errore dopo l'aggressione alla Crimea. Avremmo dovuto capire che Putin non si sarebbe fermato alla Crimea. Anzitutto la cancelleria tedesca ha sbagliato, perché ha pensato che un atteggiamento di appeasement verso Putin lo avrebbe fermato. Si trattava di prevenire, significava prendere atto dell'aggressività del regime autocratico putiniano e fargli sapere che avrebbe avuto delle risposte. Questo è. E lì la NATO si è estesa non per una pianificazione della NATO, ma perché i liberi paesi che erano stati oppressi per decenni dall'Unione Sovietica hanno voluto la garanzia della NATO e hanno fatto bene, perché se la Polonia, i paesi baltici non avessero aderito alla NATO sarebbero stati attaccati esattamente come è stata aggredita
aggredita l'Ucraina. Quindi noi abbiamo peccato di appeasement verso la Russia di Putin, non di aggressività. C'è il nostro amico Armin Lei che ha scritto, abbiamo pubblicato questo suo libro presso il Mulino, che scrisse un articolo l'indomani dell'invasione della Crimea, cioè ora le cancellerie europee saranno convinte che va bene così, perché Putin si fermerà alla Crimea. Quello è un regime che quando conquista un territorio, se non ha reazioni, ne conquista un altro. E dopo l'Ucraina sarebbe l'Estonia. E questo lo sanno bene. Quindi io, proprio in questo caso, noi abbiamo commesso, soprattutto la Germania, un peccato di appeasement, esattamente come fu commesso nel 1938, perché non possiamo pensare che i regimi autocratici ragionino come i regimi democratici. I regimi autocratici ragionano in chiave di tipo aggressivo. La Russia di Putin è un'autocrazia elettorale pericolosa che non aggredirà se saprà di dover pagare dei prezzi e se saprà di perdere questa guerra. Questo è il dato. Ci può piacere, ci può non piacere. E tant'è che anche Kissinger, il cui pensiero non mi è particolarmente simpatico, perché per Kissinger le volontà di libertà individuali non contano, contano gli equilibri di potenza. Fu, come noto, uno dei sostenitori del colpo di Stato americano in Cile nel 73, per queste ragioni di equilibrio di potenza, ha cambiato giudizio. In questi giorni ha scritto delle cose dove ammette di essersi sbagliato. Quindi no, in questo caso abbiamo un'opinione opposta. Vorrei fare un quesito io relativamente al punto di vista del pacifismo diciamo irenico, di questi che ritengono che non si debba, cioè che tu hai parlato della resistenza, eccetera, però esistono forze assolutamente tipo Gandhi, eccetera, non violenza, resistenza non violenza, che sempre, diciamo, tendono a voler eliminare completamente anche il discorso degli eserciti, la presenza degli eserciti causa guerre, la spesa militare è immorale, eccetera, eccetera. Ma dunque, come è noto, Gandhi non ha mai teorizzato la non violenza assoluta. Gandhi ha teorizzato che avendo come controparte uno Stato democratico, il Regno Unito, sia pure imperfetto, fosse possibile con tecniche di disobbedienza civile non violente spingere un paese democratico a essere coerente con i suoi principi. E quindi riteneva la non violenza da scegliere perché efficace in quello Stato specifico. E quindi indubbiamente se ci sono delle democrazie che commettono gli errori, l'uso della strumentazione non violenta è più che utile. Io conosco persone che hanno fatto anche la scelta di gruppi di resistenza non armati per ragioni di coscienza personale. La deputata di Lucca, Maria Eletta Martini, per esempio, riteneva come scelta personale, fece parte di un gruppo di resistenza non armata. Ma lei non diceva che la resistenza armata non era stata utile, o che l'arrivo delle truppe alleate, diceva che lei per sé sceglieva il gruppo di resistenza non armata, ma riteneva assolutamente fondamentale il contributo delle truppe angloamericane per liberare in maniera armata i nazifascisti d'Italia. Quindi il problema non è un problema astratto, è un problema concreto rispetto a qual è la tipologia di male che si avversa. Se la tipologia di male possa essere affrontata con alcune tecniche o un'altra, dipende dal contesto e dipende qual è il male che si affronta. E penso che chiunque di noi, pur essendo estremamente pacifico, avesse avuto la possibilità di fare un attentato a Hitler, l'avrebbe fatto se avesse avuto la possibilità, perché non è che Hitler si convinceva in altri modi. Quindi, certo, non tutti i casi sono Hitler, quindi, però bisogna, questa è una questione appunto di discernimento. Il discernimento suppone avere dei criteri, avere una situazione e valutare la situazione sulla base di quei criteri. Allora, ci sono alcuni casi in cui gli interventi sono sbagliati e sono anche incostituzionali. Per esempio, il vero intervento contrario all'articolo 11 era la seconda guerra del Golfo, perché la seconda guerra del Golfo era un intervento contro l'ONU, la quale aveva sostenuto che il Consiglio di sicurezza aveva deliberato che non c'erano i motivi, tant'è che il presidente del Consiglio Berlusconi in Consiglio Supremo di Difesa ebbero uno scambio piuttosto ruvido col Presidente Ciampi, che disse: no, io presiedo il Consiglio Supremo di Difesa e sono costretto a dirvi che voi anche una partecipazione simbolica alla Seconda Guerra del Golfo non si può fare, perché sulla base dell'articolo 11 della Costituzione, perché il ripudio è legato alle istituzioni internazionali, quel tipo di intervento sarebbe illegittimo. Quindi tu il contributo all'Iraq, anche simbolico, a Bush, non lo puoi dare. E noi non siamo intervenuti
nella seconda guerra del Golfo, esattamente perché quella era una guerra che andava palesemente contro una decisione del Consiglio di Sicurezza, mentre l'Italia ha partecipato alla prima guerra del Golfo perché viceversa c'erano le condizioni dell'intesa internazionale dell'accordo del Consiglio di Sicurezza. Quindi non si tratta di pronunciare del sì o dei no a qualsiasi situazione, dipende dalla lettura della situazione che facciamo. Questa è una tipica responsabilità politica, per questo dico che per i cristiani impegnati in politica non è che il giudizio storico concreto ce lo dia il Papa, siamo noi che ce lo diamo sulla base delle nostre responsabilità, come peraltro su altri temi, non solo su questo. Io avrei una domanda forse di difficile risposta, che è ispirata un po' a quello che il Papa ha detto di ritorno dal viaggio in Congo e in Sud Sudan, parlando della guerra, in senso generale, perché noi adesso abbiamo... diciamo nella nostra mente la guerra in Ucraina e capiamo tutti o forse tutti che effettivamente lì forse c'è il problema di resistenza che diventa necessario per una liberazione, per evitare, come diceva giustamente lei, che un paese monocratico poi prenda il coraggio di andare avanti, no? Però tutte le altre guerre che ci sono nel mondo e che noi conosciamo, come facciamo a provare a risolverle, a cercare che anche lì diventi insomma un paese di pace, perché ce ne sono tante e gli stati democratici sembrano che non siano interessati, solo forse perché non c'è la minaccia di un'autocrazia che possa minacciare le nostre democrazie. E come si fa, secondo lei? Cosa dovremmo fare? Cosa dovrebbero fare i paesi democratici per portare la pace e la liberazione anche in quelle zone del mondo che invece continuano a esprimere la guerra? Beh, no, innanzitutto noi che ne pensiamo? Noi ci vediamo dall'interno e vediamo per esempio le istituzioni europee con un certo grado di scetticismo, però guardate che nel mondo l'idea di mutuare in alcuni contesti regionali delle istituzioni di cooperazione tra Stati simili all'Unione Europea è un qualcosa di, cioè, che deve essere implementato, ma è visto come un dato rilevantissimo. Noi abbiamo avuto varie democratizzazioni, per esempio, che avevano il mito delle istituzioni europee. Portogallo, la Spagna hanno avuto un processo di democratizzazione perché vedevano l'Europa come un traguardo fondamentale, lo stesso le nuove democrazie dell'Est. E quindi dobbiamo sviluppare, oltre all'ONU come realtà internazionale che va evidentemente ristrutturata, però secondo il principio di sussidiarietà abbiamo bisogno anche di organismi migliori di quelli che ci sono, come l'Organizzazione dell'Unità Africana, l'Organizzazione degli Stati latinoamericani, che comunque in alcuni casi prevengono i conflitti e aiutano la risoluzione delle controversie. In qualche caso anche la Santa Sede ha dimostrato, anche con la gestione del caso Mozambico, cioè quando si tratta di conflitti però limitati a un paese, solo tra etnie di un paese, non ci sono di mezzo interessi internazionali, è più semplice, relativamente più semplice la costruzione, non c'è un modello univoco di risoluzione dei conflitti. Il professor Ceccanti ci ha sottolineato la potenza delle democrazie in termini non bellici. Allora vorrei spostare l'attenzione sul fatto che forse non esiste solo l'arma distruttiva per ridurre il consenso dell'autocrate che si impone, ma esiste anche l'arma democratica, tra virgolette, o meglio, senza la raffinatezza istituzionale, del consenso delle popolazioni. Non possiamo solo ragionare in termini di Putin senza ragionare in termini di popolo russo, perché la vera vittoria contro Putin non è solo e tanto bellica, ma la vera vittoria è lo sviluppo, per quanto latente, crescente, di un processo democratico. Questo porta alla pacificazione nel nostro globo. Ridurre ad un'unica strategia la speranza di vittoria, a mio avviso, allontana un esito soddisfacente anche delle democrazie nel mondo. Ecco, da questo punto di vista manca ancora una chiara strategia di risposta delle istituzioni europee, perché
È evidente che noi non possiamo fare nuovi allargamenti indistinti ai popoli che si avvicinano agli standard democratici, perché già abbiamo dei problemi a funzionare a 27-28. Se pensiamo che ci sia una realtà unica che possa funzionare inglobando tutti, questo non funziona. Però avere maggiormente l'idea di una Europa a cerchi concentrici, in cui i paesi che si avvicinano a standard democratici sanno non di entrare nel nucleo duro federale, che è più omogeneo, ma sanno di entrare comunque in un meccanismo esterno di collaborazione, che per esempio anche questa richiesta di ora dell'Ucraina è troppo eterogenea, l'Ucraina, per immaginare di poter essere inserita nell'Unione Europea così come essa è. Però non si può neanche rispondere, vedremo tra 25 anni, perché questo non aiuta la spinta di democratizzazione di standard democratici. Quindi qui questo è il grande tema dell'Europa a cerchi concentrici, delle cooperazioni rafforzate, che è un tema non solo tecnico, ma è un tema anche di allargamento della democrazia, altrimenti vediamo anche alcuni paesi vengono abbandonati. Per esempio noi abbiamo avuto un'evoluzione democratica importante in Armenia, con una rivoluzione pacifica. Da quando l'Armenia ha avuto una rivoluzione pacifica, la Russia non la difende più nei confronti dell'Azerbaigian, perché anche lì teme il contrario. Fra l'altro la rivoluzione di Velluto in Armenia è stata una delle cose che ha spinto alla ribellione delle donne iraniane che spesso andavano nei weekend in Armenia. Quindi manca ancora una strategia con delle proposte chiare, che non sia quella incontriamo l'Ucraina per dire che farà la candidata per 30 anni, no. Deve essere chiaro il quadro istituzionale in cui ci muoviamo. Questa è una sfida che sta vedendo l'Unione Europea in questi giorni e penso che sia importante che su questa si rifletta anche poi il Parlamento, che sarà neoeletto nel 2024, in cui speriamo che queste cose siano capite dalle forze politiche, che non abbiano invece un atteggiamento solo di protezione interna. Due anni fa ho fatto un viaggio nei paesi baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, e di fronte a ogni edificio pubblico c'erano tre bandiere. Ma io quella della NATO quasi non la conoscevo, ero domandato, ma scusate, queste bandiere Europa, bandiera del paese e un'altra bandiera, dovunque c'era la bandiera della NATO, perché era l'evidente segno che loro tributavano alla sicurezza che si aspettavano dalla partecipare a questa organizzazione, quindi conseguentemente alla paura che avevano un giorno o l'altro di poter tornare al triste passato. Sì, dopodiché ovviamente come in ogni cosa ci sono delle contraddizioni, e quindi è anche vero che per ritorsione in alcuni di questi paesi la condizione delle minoranze russe che gli erano state importate di forza da Stalin non corrisponde del tutto al concetto di tutela delle minoranze che abbiamo noi, quindi nessuno è perfetto, però è chiaro che quei paesi hanno avvertito. Poi addirittura nel caso dei paesi baltici loro sono stati vittima di una parte che la storia dell'URSS, della Russia nasconde, cioè loro sono stati spartiti dal patto nazi-sovietico con cui è iniziata la seconda guerra mondiale, perché poi è vero che i nazifascisti sono stati battuti dall'alleanza internazionale antifascista, ma la guerra è iniziata con la spartizione della Polonia e dei paesi baltici fatta da Molotov e von Ribbentrop per Hitler e Stalin, quindi diciamo, per loro in particolare le due oppressioni si sono saldate in quell'accordo nefasto. Buonasera, io ho apprezzato l'approccio molto pragmatico e realistico che lei ha dato al problema di una vita pacifica tra le nazioni, ma volevo domandarle, in questa prospettiva che condivido, ma è possibile pensare che nell'ONU i 5 paesi che hanno il diritto di veto rinuncino a questo diritto? Com'è possibile pensare che il paese che ha la moneta più forte, che spende in armamenti più di tutti gli altri 10 che lo seguono in classifica, rinunci a questi privilegi che ne conseguono? E quindi com'è possibile arrivare a un'assemblea dove si conta in funzione, che ne so, del numero di abitanti e non del numero di dollari o nel numero di testate nucleari o non nucleari che si ha a disposizione? Ecco, qui però siamo in un classico dilemma quasi insolubile, in cui noi avremmo bisogno del consenso di quelli che hanno il potere di veto per togliergli il potere di veto. Questo è il problema.
diciamo, un paradosso conosciuto anche nel dibattito teorico a partire da Kelsen, che quelli che dovrebbero riformare la cosa sono quelli che ci perderebbero e quindi non lo fanno. Però anzitutto noi potremmo dare un esempio, che era la cosa che diceva sempre Beniamino Andreatta. La Francia ha una sedia per se stessa e potrebbe diventare una sedia europea. Nessuno ci impedisce di gestirla politicamente, almeno non necessariamente in termini tecnici. Cioè che la Francia, quando vota in Consiglio di Sicurezza, voti dopo una concertazione europea. Già questo noi daremmo l'esempio di come le democrazie gestiscono in maniera diversa questo potere. Ci darebbe anche come Europa uno slancio diverso. Quindi secondo me la riforma appunto ha questo inghippo non facilmente risolubile, mi sembra. Però alcune cose noi le possiamo dare come... E anche diciamo, la Francia e la Germania dovrebbero entrare di più nella logica della difesa europea anziché della prosecuzione di queste logiche del rafforzamento ciascuno per conto suo, che sono anche un po' ridicole. Ecco, questo è il punto, l'altro punto, perché appunto dal fallimento della Comunità Europea di Difesa nel 54, faremo 70 anni l'anno prossimo, forse sarebbe il caso di trarne delle conseguenze, perché abbiamo il paradosso di una spesa che è superiore a quella della Russia, ma è compartimentata di 27 paesi che non ha nessun senso. Quello, quindi, essendo la Francia l'ultimo, dopo l'uscita del Regno Unito, l'unico paese che ha sia la deterrenza atomica sia il seggio, questa dovrebbe essere gestita in chiave europea. C'era la domanda lì del professor Moschetti. Sì, sì. Grazie professore, condivido pienamente tutto quello che ha detto per quanto riguarda le ragioni sostanziali di questa guerra, la necessità della difesa, la necessità di una risposta che contenga l'espansionismo russo. E però mi è piaciuto anche il contributo che ha dato il professor Gui poco fa, che ha messo in luce che non è sufficiente, questo è necessario, ma non è sufficiente. Lui ha messo in luce che bisogna pensare anche al consenso dei popoli, e certo non è facile influenzare il consenso all'interno del popolo russo, però è una direttrice che credo debba essere perseguita. Un'altra direttrice che io credo debba essere perseguita è quella del rafforzamento delle Nazioni Unite, un poco la domanda precedente. È scandaloso che in questa situazione non si senta mai la parola del Presidente delle Nazioni Unite, ma è anche scandaloso che nei programmi dei nostri partiti politici non si senta mai parlare di una riforma a lungo raggio, a lungo tempo, a lungo termine delle Nazioni Unite, perché se non vogliamo rassegnarci alla logica della guerra ma dobbiamo seguire Marie Ten, come lei ha citato prima, e Mounier, dobbiamo pensare a una riforma delle Nazioni Unite in senso sostanziale. Terzo punto, si deve pensare a una nuova conferenza di pace internazionale. Non è sufficiente resistere alla Russia. Quale sarà l'equilibrio politico internazionale successivo? È questo già a cui dobbiamo pensare. Ecco, mi pare di constatare che su questi aspetti, non semplicemente di contenimento della Russia, e su questo io condivido tutto quello che lei ha detto, ricordo anche tra l'altro che Berlinguer, al tempo in cui dialogava con Moro, aveva detto: io mi sento molto più garantito dalla NATO che dal patto di Varsavia, a conferma di quello che era stato detto. Però su questi tre aspetti che non sono prettamente di resistenza alla guerra non vedo una elaborazione nemmeno culturale e politica da parte dei nostri partiti, e sarebbe necessario, perché sennò è riduttivo. Sì, lei sa che il Partito Comunista Italiano accettò prima le istituzioni europee e poi dopo accettò la NATO qualche tempo dopo di un attentato a Berlinguer a Sofia, e quello fu uno degli eventi chiave che gli fece capire, gli fece esattamente capire qual era la situazione del mondo, un attentato automobilistico che mancò per poco l'obiettivo, diciamo.
E, ora, l'ONU, in realtà il segretario generale, ottima persona, studioso Emmanuel Mounier, già esponente della FUCI portoghese, e quindi lui ha le coordinate, però governa una struttura che a lui non è che abbia grandi capacità di autoriforma, però invece l'Unione Europea siamo in grado di scegliere noi, cioè non è che c'è qualcuno che ci impedisce di migliorare nel livello di integrazione. Sono state un po' di resistenze sbagliate. Ora mi sembra che anche la Presidente del Consiglio italiana abbia capito che forse le teorizzazioni di un'unione confederale dove tutti hanno un potere di veto sugli altri non è che ci aiutino molto, né noi né l'Europa in generale. Quindi diciamo, mi sembra che stia un po' cambiando posizione e spero che tenga la posizione del precedente governo. Appunto, lì possiamo decidere noi, lì votiamo noi alle elezioni europee. Quindi selezioniamo le persone, abbiamo un commissario europeo anche molto bravo. Quindi cioè, le cose che possiamo fare da noi del traino dell'Unione Europea comunque non sono poche. Sull'ONU in questa fase è difficile, ma sull'Unione Europea no. Mi sembra che anche la crisi del Covid abbia fatto capire anche i più allergici agli strumenti comuni, anche l'indebitamento comune, che i margini di intervento dei singoli paesi su molte questioni sono risibili se non c'è uno sforzo unitario. Quindi mi sembra che il Covid abbia segnato un punto di svolta almeno per l'Unione Europea. Per l'ONU forse bisogna aspettare che la spinta democratizzante in vari paesi riparta. Come c'è stata tra il 74, 89 e 90 potremmo avere anche nuove spinte. Non è detto che questo non accada. Altre domande? Prego. Allora, io provo a chiedere questo. Se vediamo la situazione della Russia, che è una grande potenza, un grande spazio mondiale dal punto di vista territoriale, dal punto di vista di un debito che era prima della guerra irrisorio rispetto all'indebitamento di tutti gli altri paesi europei e occidentali, e la scelta che fa un po', diciamo così, incosciente. Nemmeno Biden all'inizio credeva che e nemmeno noi credevamo che Putin... No, in realtà Biden era l'unico che aveva capito. Sì, ma diceva non lo farà perché gli costerà enormi quantità di vite come gli sta costando e gli costerà anche la reputazione e sarà una grande difficoltà. Insomma, io ritorno a quello che diceva quella signora prima che diciamo ha lanciato quell'idea di cui tu non sei, dicevi, esperto, però secondo la quale ci sono, anche perché il figlio di Biden, ecco un'altra cosa che ricordo, nel conflitto Trump-Biden, durante le elezioni presidenziali perse da Trump, Trump disse che Hunter Biden era come un aspiratore, usò questo termine, cioè un aspirapolvere in Ucraina, nel senso che si era mosso in maniera forse un po' troppo vivace, insomma, in un paese delicato e critico. E quindi, insomma, tutto questo mi fa dire, non è che effettivamente ci sia una ragione economica che è stata un po' spinta troppo avanti, cioè portare questi stati, la società liberale, troppo avanti e che ha costretto Biden, cioè la responsabilità occidentale, insomma, in questo caso, quella che, di cui tu hai detto non posso giudicare questo fatto, ma la responsabilità occidentale che ha portato alla reazione non positiva, insomma, di... No, io appunto, se devo entrare in scenari di geopolitica non è la mia materia, poi appunto diffido della geopolitica peraltro. Io devo dire, ho letto varie cose, il libro che mi convince di più è quello del professor Parsi che insegna all'Università Cattolica, fra le varie chiavi esplicative mi sembra quella migliore, quindi se lei è curioso di queste connessioni io invito a leggere Parsi perché è il libro da cui ho imparato di più e credo che sia quello che spieghi meglio, poi ci sono tanti esperti, a qualcuno piaceranno altri esperti, quindi ognuno scelga, però vedendo le cose mi sembra che il testo del professor Parsi sia quello che risponde anche alle domande sue. Sì, se non... ma lasciamo spazio a un'ultima domanda là in cima.
Nel suo discorso si è soffermato pochissimo, proprio ho citato en passant, un concetto che meriterebbe un po' di approfondimento, cioè la punizione. Che cosa vuol dire, quando è lecita, in che forma e così via? Perché sotto il termine punizione può passare di tutto, e di tutto non controllato, non verificato. Se può approfondire un po' questo concetto di... No, io, cioè, in realtà il concetto è piuttosto banale, nel senso che nel modello immaginato dai nostri costituenti, ovvero sia il link con l'ONU, lo strumento che doveva funzionare per reprimere e prevenire era lo strumento previsto del Consiglio di Sicurezza come organo, che stabiliva come intervenire, con che premesse intervenire e così via. Questo era. Noi ci troviamo però che la principale istituzione che dovrebbe funzionare così non funziona nella grande maggioranza dei casi, perché sono coinvolti paesi che possono mettere il veto. Di conseguenza siamo costretti a operare nella stessa logica con mezzi imperfetti, come in questo caso in cui noi non siamo belligeranti ma aiutiamo un paese a difendersi, oppure come nel caso Serbia-Kosovo, cioè che essendo riunite le condizioni di legittimità dell'intervento ma essendo bloccato l'organismo che dovrebbe decidere, in via sussidiaria facciamo decidere il sistema di cooperazione militare regionale che è la NATO. Ovviamente sono scelte più imperfette rispetto al modello che decida l'ONU, però in generale nel diritto internazionale, se non si afferma il principio che il crimine non paga, cioè che per quanto tu possa avere le tue ragioni, anche rilevanti, non ti è consentito di farle valere ricorrendo tu a un intervento di aggressione, noi moltiplichiamo le possibilità di intervento di aggressione. Questo è il dato, perché noi siamo andati avanti per anni con l'illusione, soprattutto tedesca, che la moltiplicazione di tipo economicistico, che la moltiplicazione dei rapporti economici avrebbe portato altri stati ad essere meno aggressivi. Questa teoria si è rivelata sbagliata e quindi siamo costretti ad operare su altri livelli. Per cui questo è un po', nel modello ideale era l'ONU che doveva svolgere questa realtà, diciamo, di polizia internazionale, di monopolio legittimo dell'uso della forza. Tant'è che noi parliamo di forza e non di violenza, perché gli strumenti possono essere anche coercitivi, ma forza implica che c'è il diritto. Quando si parla di forza c'è il diritto, quando si parla di violenza non c'è il diritto. Allora, questo monopolio legittimo dell'uso della forza, che nell'ordinamento interno ha autorità politica che governa i corpi di polizia, nello schema articolo 11 e così via, doveva essere l'ONU con le proprie forze armate e così via. Poi l'equilibrio internazionale post seconda guerra mondiale è stato sostanzialmente rimesso alle due superpotenze che governavano ognuna la propria sfera di influenza, c'è chi è capitato in quella fortunata, c'è chi è capitato in quella sfortunata, e poi dopo l'89 si è posto questo problema di come far funzionare l'ONU, di come riattivarlo. Purtroppo tranne il 91 l'ONU non funziona. Quindi, diciamo, però è difficile immaginare che possa funzionare se non c'è una tendenza alla democratizzazione, e i paesi che compongono l'ONU non sono maggioritariamente democratici. Questo è il dato, perché anche togliere il potere di veto, ma decidere a maggioranza, quando la maggioranza dei paesi non sono democratici, espone alcuni problemi. Al di là di come eventualmente si pondera il voto del Liechtenstein rispetto agli Stati Uniti d'America, la popolazione, però al di là di questo c'è un problema di fondo, cioè che per funzionare una organizzazione deve avere un certo grado di omogeneità dei suoi contraenti. Come facciamo a far funzionare il Comitato dei diritti umani dell'ONU se la maggioranza dei paesi componenti viola i diritti umani? Quindi nessuno ha la quadratura del cerchio. Quindi c'è un modello che è quello immaginato dall'articolo 11 che ha una sua perfezione. Rispetto a questa perfezione noi dobbiamo ragionare su mezzi imperfetti e come, però, mentre usiamo mezzi imperfetti, a come miglioriamo il quadro. Questo è lo sforzo che stiamo cercando di fare. Quindi non sfuggiamo alle responsabilità di usare mezzi imperfetti. Se ci chiedono in Parlamento di aiutare militarmente l'Ucraina, aiutiamo militarmente l'Ucraina. Possiamo però fare altre cose più grandi, di impatto, come immaginare l'Europa a cerchi concentrici che attraga... Sì, dobbiamo fare anche questo. E quindi questo è lo sforzo complicato a cui siamo chiamati. Grazie.